alunni in una sezione? No, no, siete troppi! Vi dobbiamo bocciare! Ormai siete rimasti in 13, ma che vi bocciamo a fa? E adesso mi rimanderanno, o peggio, mi bocceranno. Ah, sono finita. 2 di latino. Oh no, che novità. Filosofia? Non è un problema mio. O almeno fino in terza. L'essere è non può non essere, non essere non è e non può essere. Il lunedì e il mercoledì esco alle 13 e il giovedì addirittura alle 12. Sì! A che ora usciamo il lunedì? Alle 2. E il martedì? Alle 2. Mercoledì? 2. Giovedì? 2. Venerdì? Alle 3. Alle 3. Ma che? Le particolarità della prima declinazione, ma non me le ricorderò mai! Olivieri, parlami di Videor! Boh, ti prendi 2. Tanto recupero con cultura latina. Cosa? Eh no, niente. Oggi quelle di terza mi hanno superato le macchinette. Ma quando avrò la loro età? Oggi quelle di prima mi hanno superato le macchinette. Ma erano così carini, facciocosi. Come potevo dire di no? Ma quanto sono belli quelli di quinta. Tanto non mi considereranno mai. Allora, quelli di quinto ormai se ne sono andati. Quello è all'università. Quelli di terza sono tutti brutti. Però ne ho visto uno carino di prima. Buongiorno egregia professoressa. Volevo chiederle se fosse possibile poter spostare la verifica, poiché noi studenti non siamo predisposti allo studio in questi ultimi giorni. Per cui volevo chiederle gentilmente se lei... Ma lo sai che l'altro giorno sono andata al mare? Come sta sua zia? Vabbè, la verifica la spostiamo alla prossima settimana? Ma sì, tanto nessuno in realtà la vuole fare. Il seno uguale al rapporto tra cateto opposto e l'ipotenusa, mentre il coseno uguale al rapporto tra il cateto adiacente e l'ipotenusa. Ma è troppo facile la trigonometria, la adoro! Ragazzi, quella non è la vera trigonometria, questa lo è! Raggiungiamo i 25.000 mi piace entro questa sera per prendere un bel voto di latino. Io sono Eleonora e lo sono proprio ora. Lasciatemi un commento qua sotto dicendomi che classe frequentate e alcuni dei commenti appariranno nel prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un mi piace, di condividere il video su Facebook e di seguirmi su tutti quanti i miei social. Questa è la fara della settimana e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!